dobbiamo pensare al futuro con ottimismo. Basta vedere nero. Basta pensare che tutto sia finito. La maggior parte degli italiani hanno capito che c'è la speranza del futuro. Oggi ho visto l'ultimo dato, pochi minuti fa, si sono vaccinati già in una percentuale altissima, il 70% degli italiani. C'è ancora una piccola minoranza che non lo fa e non facendolo compromette tutto il lavoro e tutto quello che i ricercatori e i medici hanno fatto. E mette a rischio anche quel 70% che, essendo vaccinato, ma finché non c'è un'immunità di gregge che si raggiunge con certezza con questo virus attorno all'85%, potremmo ripiombare nei periodi bui. Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione perché nulla di più aperto al mondo c'è come il mare, come il vento, che sono gli elementi naturali caratteristici poi del nostro territorio. Con le norme rigide, con le norme del Green Pass, ha avuto successo, era una scommessa verso il futuro. Ci hanno lavorato in tanti, ci credevano forse in pochi. Adesso mi pare che l'afflusso delle barche sia notevole. Mentre facevo il mio intervento di saluto ho visto arrivare due barche, non so se ve ne siete accorti, che sono arrivate adesso, perché sono continuate ad arrivare richieste di partecipare di coloro che non ci speravano più. Una ripresa, direi che questa è la manifestazione importante per la vela e per la vela di legni d'epoca, ma è importante per essere una manifestazione forse fra le più importanti del nostro territorio, che si fa nonostante tutti i rischi che ci potevano essere. Questo secondo me è proprio il messaggio di speranza che vorrei dare. Abbiamo valutato la possibilità di una modifica dell'ordinanza per venire incontro a coloro, che poi era lo spirito dell'ordinanza, che sono usciti dall'indecisione e decidono di vaccinarsi. E per venirgli incontro noi stabiliremo anche che chi ha fatto un vaccino solo, i controlli che deve fare con i tamponi, in quel caso, saranno pagati dal comune. Proprio perché l'obiettivo è quello di convincere gli indecisi a non ascoltare i cattivi maestri, a non ascoltare le enormi fandonie che circolano, per poter indicare a noi stessi, alle nostre attività, ai nostri figli, un futuro sicuro.